Enogà, sapori e profumi alla radio, con Giorgio Menna e Monica Gaburro. Certamente arriviamo agli itinerari enogastronomici d'Italia, come preannunciato. Oggi in collegamento con noi Bruno Gambacorta, a cui diamo il buon pomeriggio e il benvenuto. Buon pomeriggio anche a voi, spero che mi sentiate, sono per strada, ma insomma sembra abbastanza tranquilla la situazione. Bruno, molto bene, la tua voce è inconfondibile. E allora, come preannunciato, vogliamo così disquisire, sottolineare questo bel progetto del TG2 Dossier dedicato allo street food, andato in onda appunto... Sono per strada proprio per attinenza con quello di cui dobbiamo parlare. Ecco, ecco, per sottolineare, andato in onda appunto l'8 di giugno del 2013, sarà un buon successo di pubblico, nonostante sì, l'orario infame, perché andiamo a mezzanotte e quindi è finito quasi a luna di notte, però proprio forti di questo primo successo, contiamo di replicarlo, diciamo di riprenderlo, di spezzettare il dossier che dura 50 minuti e di dividerlo in varie puntate di Parade, quindi tutto luglio e anche la prima puntata di agosto riproporranno a pezzi quello che lo spettatore, diciamo, più tenace è riuscito a vedere tra mezzanotte e luna di un paio di settimane. E beh, insomma, però l'ascolto c'è stato. Bruno, come nasce questo progetto? Perché intanto il cibo da strada arriva da lontano, fa parte della nostra cultura, è un tratto importantissimo, come tu ci insegni, della nostra cultura, dei territori e dei nostri bravi produttori e delle nostre storie. E il cinema se ne è occupato tantissimo, in tantissimi film viene riproposta appunto il cibo di strada. Come è nato questo progetto? Guarda, se ne parla tanto, tra parentesi, per esempio a Roma proprio nei prossimi giorni, nel fine settimana, ci sono ben due manifestazioni a distanza di poche ore l'una dall'altra sul cibo di strada, ma se ne parla spesso in maniera un po' così superficiale. Ci sono dei programmi televisivi in questo momento su alcune TV del digitale terrestre che Mamma sono un pochino così, insomma, non santa. Voglio dare giudizi, ma insomma, non è il taglio da informazione gastronomica che abbiamo noi. E quindi con i colleghi della redazione di Parade, con Lucia Buffo, con Andrea Martino e con Laura Pintus, abbiamo deciso quest'anno, noi facciamo ogni anno in questo periodo un dossier, di dedicarlo appunto al cibo di strada. Abbiamo scelto 10 regioni, no, ovviamente 20 sarebbe stato impossibile, abbiamo scelto quindi la metà delle regioni nelle quali siamo andati a girare dei servizi sulla realtà specifica, quindi che ne so, l'oliva ascolana per le Marche, nel mio caso ho fatto i dolci, tipo babà o brigatella per Napoli, perché è una realtà, quella del cibo di strada, che non è solo salata ma può essere anche tranquillamente dolce, e quindi sempre in questa accezione abbiamo preso i gelatieri bellunesi che 100 anni fa sono andati in giro per tutta l'Europa a portare il gelato artigianale, e poi per il resto appunto erano in gran parte cose salate, dal Lampredotto a poi Torino l'abbiamo scelta invece per raccontare i cibi del mondo che ormai esistono anche da noi. Non potevamo farlo in tutta Italia, in quel caso abbiamo scelto Torino per raccontare questa storia, e in più abbiamo aggiunto due commenti che riproporremo anche in il Parade, di Marino Niola, dell'antropologo Marino Niola, e di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, e quindi insomma è venuto fuori un bel pacchetto, penso abbastanza interessante, ma anche molto piacevole, proprio perché a quell'ora avevamo l'esigenza di cambiare continuamente pagina, quindi erano 10 segmenti più le due interviste in pezzi separati, e quindi insomma siamo riusciti a dare un certo ritmo. Assolutamente, assolutamente, una bella grafica. Tra l'altro poi i protagonisti che hanno voluto raccontare questi tratti, e come dicevamo prima, che arrivano da lontano, la nostra storia in particolare, erano i grandi professionisti, voglio dire, avevano qualcosa da dire. Prima hai citato nomi di grandi professionisti, e quindi questo crediamo sia il taglio per raccontare questo particolare comparto, che non è facile da raccontare. Tu prima dicevi 20 regioni, non le abbiamo potute raccontare, in realtà poi molte regioni si uniscono anche attraverso il cibo, e quindi può cambiare la ricetta, sì, la di poco, insomma, la geografia, ma però il prodotto è più o meno è quello, quindi c'è la versione salata e dolce dello stesso prodotto, quindi è stato raccontato, riteniamo, insomma, noi tra l'altro abbiamo ricevuto veramente
e tantissime email di non so perché poi le hanno mandate a noi, Monica. Tra l'altro le abbiamo rigirate. Monica è una tua collega di Rai 1 e non si è capito il Si perché sono molto fatti un probabilmente po' portavoce, visto che noi Enoga è un comunque portale, il cibo di quindi. strada, insomma, è una cosa che un po' ci accomuna e che un po' tutti siamo affezionati a quello che è il cibo di strada. Senti Bruno, la salvaguardia avete prodotto, avete girato, stai girando ancora e noi giriamo quotidianamente, la salvaguardia di questi tratti importantissimi della nostra storia che passano dallo street food, che cosa fanno i comuni, i territori, le province, le regioni, lo Stato per Sai, questo salvaguardare? è un tema molto controverso. Noi abbiamo per esempio parlato della piadina con Graziano Pozzetto, il quale, come Il sai, mitico Graziano Pozzetto. è molto radicale, diciamo, nelle sue affermazioni. Sì. In questo caso siamo riusciti ad addolcirlo un pochino, quindi lui che è un cultore, diciamo, del purismo, quindi giustamente vuole la salvaguardia di una piadina fatta proprio come si deve, e insomma si rende conto che comunque la situazione è complessa. Se c'è una realtà industriale non la possiamo demonizzare, dobbiamo però spingerla continuamente a mantenere degli standard, magari anche a migliorare quelli attuali, ma certamente a non scendere al di sotto. E questo è un problema che poi si pone anche negli altri posti. A Napoli, dove parlavamo di dolci, purtroppo anche lì l'arte della pasticceria sta diventando sempre più appannaggio di pochi cultori, molti altri lavorano con semilavorati, per cui persino a Napoli corre il rischio di comprare la sfogliatella e di avere quella fatta, quella congelata e fatta rinvenire al microonde. Insomma, purtroppo questo vale un po' per tutto il cibo di strada. L'oliva ascolana non ne parliamo, dipende La da cosa stessa ci metti piadina, dentro, la insomma. stessa piadina. Certo, la piadina, appunto, dicevamo, quindi ecco, esiste questo problema un po' dappertutto. Noi abbiamo cercato di intervistare i migliori, abbiamo trovato anche molti ragazzi, per esempio proprio ad Ascoli, oltre a un veterano, insomma, molto famoso già da una quindicina d'anni e di quelli che si battono per l'oliva ascolana. Abbiamo intervistato anche un ragazzo, penso 25enne, che invece è una delle nuove leve. Quindi ecco, cercavamo di dare anche da questo punto di vista l'impressione che corrisponde in qualche modo alla realtà, che non ci sia solo una conservazione da parte di vecchi artigiani, ma ci sia anche un nuovo interesse da parte di ragazzi che hanno capito che in questi mestieri c'è più futuro che non in lavori tradizionali, in lauree, magari fuori dal mercato del lavoro. Insomma, ormai questa è una cosa che alcuni hanno capito. Certamente. Intanto ringraziamo la regia perché sta mandando in onda una bellissima foto appunto di Bruno alla regia, devo dire, vedo una regia televisiva sul canale digitale 196. Bruno, noi ti ringraziamo veramente di questo lavoro che hai voluto così regalare ai nostri telespettatori, ai tuoi Mi pagano per telespettatori. questo, invece Certamente, ringrazio voi per volevo l'attenzione, l'incoraggiamento. Sai, beh, però a volte, sai, non basta questo, perché a volte si prende lo stipendio, però capita anche di non far bene il proprio lavoro. Invece credo che tu sia un portabandiera per quanto riguarda il comparto della cultura enogastronomica, agroalimentare di questa nostra bella Italia e non solo. Infatti ricordiamo Eat Parade ogni venerdì alle 13:30 su Rai 2. E con questo ti auguriamo una buona estate e buon street food. Grazie anche a voi, buon lavoro. Ciao Bruno, grazie, buon pomeriggio. Bene, Monica, allora, e tu sei una...